L'ultimo trattamento pianificato per la Tatiana sarebbe il trattamento della fronte, quindi andremo di nuovo a ripristinare il volume perso e in questo modo avremo di nuovo un beneficio sul rialzo dell'arcata sopraccigliare e se eventualmente avanza qualche rughettina frontale andremo a trattarlo con l'ago. Parto con l'utilizzo della cannula, sempre 25 gauge su 50. Avremo con la cannula due accessi per parte. Okay. La fronte è stata anestetizzata e anche il filler Excellence ha dentro l'idocaina, quindi dovrebbe risultare meno doloroso. Il punto di ingresso è sempre sulla cresta frontale. Ok, Natania è molto vascolarizzata, quindi bisogna stare molto attenti. Punto di ingresso, sempre su sovraperiosteo. Allora abbiamo fatto l'accesso. Ok, una lieve pressione. Ok, benissimo. Sottenisce. Okay, e scendiamo verso l'arcata sopraccigliare, in questo momento siamo in questa zona, una lieve angolazione andando verso la parte mediale, riprendiamo la coda. E nel caso della Tatiana, avendo anche questo lieve svuotamento, dallo stesso punto girando vado sulla parte centrale della fronte, cercando sempre di stare sotto il muscolo. Non è un trattamento confortevole, quindi i clienti devono essere avvisati, bisogna muoversi lentamente. Questo trattamento ci permette di, oltre a ripristinare il volume, ad avere anche un beneficio sulle rughe frontali senza utilizzo della tossina botulinica. Ultimo ripristino e qui abbiamo finito. Lo stesso trattamento la riprendiamo dall'altra parte. Grazie. Anche qua il nostro foro d'ingresso. E quindi scivoliamo con la cannula sotto. Ok, benissimo. Rilasciamo il filler nella direzione anterograda, in modo da anestetizzare il percorso della cannula. Anche nel caso della Tatiana è una zona molto delicata. Ok, benissimo, e giriamo sulla zona mediale. Ok, e anche questa parte abbiamo fatto. Viene seguito un massaggio abbastanza energico in modo da distribuire il prodotto. Fatto questo, con un ago di 30 gauge su 13 andiamo a trattare la parte centrale delle rughe in modo lineare. La zona dovrebbe essere già anestetizzata.
sempre la tecnica lineare, dobbiamo stare molto attenti perché la tagna ha una bella vena. Ancora un attimo, tagna, abbiamo finito. Parte restante finiamo nella zona glabellare. Anche qua dobbiamo stare molto attenti, molto in superficie. Proviamo ad alzare la fronte, alziamo sulla fronte, Tania. Ok. Ancora. E penultima. E l'ultima. E anche qua abbiamo finito il trattamento. Thank you.